Al centro sportivo Bortolotti di Zingonia va in scena Atalanta-Juventus. È la seconda giornata del campionato Primavera 1 Team e Trofeo Giacinto Facchetti. Entrambe le squadre sono reduciti da una vittoria nella prima giornata. La Juve in casa contro l'Empoli 3-0, l'Atalanta invece a Genova contro la Samp per 3-2. La prima occasione al quinto è di Fagioli. Il suo tiro è deviato da Okoli e termina a lato della porta di Ndiaye. La partita è da subito bella e vivace, ci prova anche l'Atalanta con Colley, servito da Travarelli. Il suo tiro è parato centralmente da Garofani. Ancora Atalanta in avanti al 17esimo con Kurtinovic, che sarà autore di una grandissima partita. Il suo sinistro però termina alto. Un primo tempo equilibrato si sblocca al 21esimo quando Cambiaghi serve in profondità Colley, che entra in area ed è freddissimo a piazzare il pallone nell'angolino e a portare in vantaggio l'Atalanta. Secondo gol in campionato per Ebrima Colley dopo la rete nella prima giornata. Sfrutta un assist bellissimo di Cambiaghi, così come è bellissimo il pallone in profondità per Sene al 32esimo. Ndiaye, con la collaborazione di Gut, si rifugia in calcio d'angolo. Altra occasione 3 minuti dopo per Tongia. È ancora bravissimo il portiere atalantino a deviare il pallone in angolo. Al 40esimo, altra occasionissima Atalanta con Cambiaghi, servito da Jabua. Il suo destro violentissimo colpisce però in pieno l'incrocio dei pali, che dice di no. Il primo tempo termina così 1-0 per la formazione di casa. Nella ripresa l'Atalanta diventa straripante. Siamo al 10° minuto quando Traoré serve sulla destra Bergonzi, che mette in mezzo Jabua, che aveva iniziato l'azione, la conclude e festeggia al meglio i 18 anni appena compiuti, portando i nerazzurri sul 2-0. Splendida la trama degli atalantini con la consueta sovrapposizione del terzino, questa volta è Bergonzi che mette un cioccolatino per Jabua. La Juve non riesce a reagire, l'Atalanta è scatenata, va vicinissima al gol ancora con Kurtinovic, il suo destro piazzato colpisce il palo. L'Atalanta gioca costantemente nella metà campo della Juve, al 13esimo è bravissimo Garofani a chiudere lo specchio a Ebrima Colley. Un minuto dopo, al 14esimo, però il numero 1 juventino non può nulla sul colpo di testa di Dariva sul cross di Brogni da calcio d'angolo. Primo gol in campionato per il centrocampista atalantino e Atalanta che si porta sul 3-0. Passano soli 2 minuti e l'Atalanta trova anche il poker. Kurtinovic recupera palla sulla tre quarti con uno scavetto. Serve Ahmad Traoré che lascia andare il sinistro potentissimo sotto la traversa e firma il gol del 4-0 dell'Atalanta. Primo gol in campionato anche per il giovane classe 2002. Atalanta che non vuole smettere di attaccare va vicina anche al gol del 5-0 con Cambiaghi, che però in questa partita è abbonato ai pali. Il suo destro potentissimo colpisce ancora una volta il legno. Juve che prova una timida reazione, si immola Brogni sul tiro di Sene dopo la deviazione di Ndiaye. E al 38esimo arriva anche il quinto gol dell'Atalanta dopo l'ennesimo palo colpito da Kurtinovic sul tapin. Si avventa Colley che firma la doppietta personale e anche la manita nerazzurra. E ci si può solo inchinare davanti a questi ragazzi, davanti ai campioni d'Italia Primavera che battono 5-0 la Juventus e mantengono il primato in classifica a quota 6 punti.